Sono potente! Bizzarra disavventura per Fabrizio Sciuscellone, un uomo di 48 anni che dopo aver ingerito una serie di alimenti marci ha incredibilmente defecato un panino del fast food. L'azienda, dopo aver esaminato l'alimento, lo ha definito congruo ai suoi standard alimentari e inserito nel menù del mese con il simpatico nome di Cacca Burger. Te l'ho detto che doveva mandare da paninazzo! Oh, a me piace la merda. Ma buono. Sono una merda tu e ti piace la merda. Pure. Come si tolgono le unghie incallite? L'ammasso di verruche è curabile? E il catarro che cosa vuole da noi? Queste ve le rispondete voi. Noi invece oggi parleremo di una patologia molto grave e lo faremo con il signor Giorgio Poveracci. Buongiorno Ippolito. Vuole spiegare al mondo in cosa consiste la sua patologia? Io soffro di attacchi di pane, purtroppo. Attacchi di pane? E cosa vuol dire? Che ogni tanto mi colpiscono dei pane. Aia! Aia! Vede, signore, come faccio? Non ci posso fare niente. È più forte di me. È una cosa brutta, veramente. Guarda, madonna mia. Ma le capita spesso? Quando le succede di norma? Quando sono emozionato o agitato come ora. Aia, aia. Niente, vede, non niente, più forte, niente. Non ci riesco, più forte di me. Vediamo un contributo della sua vita, allora. Abbiamo visto come la sua vita, signor Poveracci, è stata terribilmente segnata da questa patologia. Ma adesso, grazie ai laboratori Nicidial, abbiamo trovato una soluzione che le cambierà la vita. Ma veramente? Facciamo entrare i morti di fame. Ecco qua. Chi sono questi? Dio mio, chi sono? Grazie alla loro fame arretrata, questi tre straccioni la proteggeranno e la seguiranno giorno e notte. E se mangeranno tutti i pani che le arriveranno. Ma adesso dove le metto? A casa è piccolo, su un piccolo monolocale. Questi adesso sono fatti suoi. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti. Pure a me mi è arrivato il pane, non ho capito come mai. Ed ora il nostro immancabile appuntamento con il morto del giorno in HD. Oscar, ci sei? Mi senti? Come va? Come va? Come andiamo? Oscar! Bene, a morte! Hanno ammazzato tutti, eh? Fa freddo! Sì, Mario, siamo qui tutti e 13, numero sfortunatissimo, maledetto, in collegamento da Mazzate, dove pensate proprio... La scorsa notte è successo l'omicidio che mi ha permesso di realizzare questo servizio. Ma facciamo partire subito il filmario. Fracco di botte, 18enne manesco, stronzo e maleducato, è morto. Sì, io ho visto tutto. Aspetti però, mi faccia raccontare i fatti prima. Scusi, signor Carogno. Dicevo, fracco di botte, ragazzone rissoso e rabbioso, ha perso l'esistenza durante la notte. Il corpo del picchiatore, che passava la maggior parte del tempo a massacrare le persone, è stato rinvenuto proprio questa mattina nella sua stanza col cranio fracassato da potenti colpi. Sì, ho visto tutto! Basta però! Allora me lo dice lei quando devo intervenire. Ma la dinamica dell'omicidio non è ancora chiara. Qual è la pista che state seguendo, commissario? Ma la pista più accreditata è sicuramente quella della vendetta personale, in quanto, come dire, la vittima stava sul cazzo a tutti. L'avesse ammazzato con le mie mani, se non me l'avesse fratturato il giorno prima! Ma quando il caso sta per tingersi di giallo, la scientifica fa una scoperta interessante. Tra le viscere della faccia dello stronzo viene rinvenuto il cadavere di una zanzara. Una prova schiacciata che ha un ruolo chiave nel delitto, come ci spiega il nostro passante di professione. Sì, io ho visto tutto perché stavo passeggiando sul cornicione che soffro di insonno, quando a un certo punto ho visto Fracco che dormiva e sta zanzara che gli ronzava intorno. Ho detto, ma stiamo all'estate! Poi a un certo punto sto Fracco si è iniziato a dare dei cazzotti in testa micidiale. E le braccia mi sembravano una catapugno. Non era una zanzara normale.
Era una zanzingra. Ed ora siamo qui con la madre dello stronzo. Signora, secondo lei suo figlio meritava di crepare? No, non lo meritava. Perché solo i migliori se ne vanno. E lui non lo era per niente. Guardi come mi riduceva, guardi, guardi come sono conciata. Lo vedo, è un bel vedere, signora. E senta, secondo lei quanti cazzotti ha impiegato prima di ammazzarsi di botte suo figlio? Non lo so, come faccio a saperlo? Lui era molto forte, era molto forte. Più forte a resistere ai cazzotti o più forte a darli? Non lo so, guardi, tutte e due le cose, tutte e due, entrambe le cose. Forse più forte a darli, visto che poi alla fine è schiattato. Comunque lo chiediamo ai nostri telespettatori. Quanti cazzotti ha impiegato Fracco per uccidere se stesso? 1, 7, 16, 49? Manda un SMS all'845-4040 indicando un numero da 1 a 49. Se indovini, riceverai la fantastica suoneria silenziosa della droga. Ed ammazzate tutto, a te la linea. Lo so io, carogna, quante pugni! Mi dispiace, Pino, ma lei non può partecipare in quanto persona informata sui fatti. Porca miseria! Lo so, lo so. A te la linea, Mario. E ora le scottanti intercettazioni pubblicate dal settimanale Urca. Sentiamo cosa dice l'onorevole Renzulli a un suo collega di partito. Pronto, Renzo? Ciao, Armando. Allora, ieri hai concluso alla fine... No, guarda, è un casino, un casino. Un casino? In che senso? Spiegati ben meglio, scusami. Niente, alla fine siamo andati da me e... Te la sei scopata, Renzo? No. Come no? E perché? Niente, chiacchierando a un certo punto è venuto fuori che questa era minorenne e non me la sono sentita. Ma sta dicendo sul serio? Ma che hai combinato, Renzo? Guarda, sono a pezzi, guarda, mia... Guarda che tu da sta storia non ne esci pulito. È stato un attimo, un attimo di debolezza. Renzo, guarda, io da te questa cosa qua che non ti scopavi a una minorenne non me la sarei mai aspettata. Ma hai tirato una coltellata al cuore. No, mi devi aiutare, dobbiamo chiudere la bocca a questa. Ti conviene sparire, Renzo. Dai, no, non fare così, è una soluzione. Addio, Giuda. Aspetta, Armando, pronto? Ed è di poco fa la notizia che a causa di queste imbarazzanti intercettazioni il senatore Renzulli è stato costretto a dimettersi dal partito ed ora è indagato per un mancato sfruttamento della prostituzione minorile. È stata approvata oggi in Parlamento la nuova riforma della scuola. Scopriamo cosa cambierà nel servizio di Oleandro Spatola. Una giustizia, una! No, due! Una giustizia di me, nuovo, nuova cosa, ma non uno prima di voi, è quello che viene domani, è quello che viene dopo domani, importante. È ormai chiaro che la cultura non è più alla base della formazione dei futuri cittadini italiani. Ecco in breve i principali cambiamenti messi in atto dalla riforma. Abolizione di materie obsolete come italiano, storia e geografia. Introduzione di nuove materie come gestacci, botte, scienze della prostituzione e spaccio. L'ora di religione verrà sostituita dall'ora del bestemmione. Gli studenti potranno ottenere le informazioni necessarie alla loro formazione attraverso lo smartphone. La figura dell'insegnante rimane, ma con un nome diverso, quello di merda, e fungerà da valvola di sfogo per gli studenti particolarmente rissosi. Il liceo classico Lele Mora è il primo a mettere in pratica la riforma. Ma guardi, con questa riforma non è che sia cambiato molto. Merda, sei una merda! Sì, ragazzi, sì, più forte, così divento anche preside! Merda! E allora torniamo a collegarci con il nostro inviato Amarino Mallo da Atlanta per sapere se ci sono aggiornamenti sul caso del neonato killer. Amarino! No Mario, non ci sono aggiornamenti, ma è stato pubblicato un video su YouTube che risale a qualche mese fa, dove da un'ecografia il neonato lanciava messaggi di odio razziale. E senti Amarino, ci sono feriti? No, in questo momento non risultano feriti. Senti, lasciaci lavorare, scusa, eh. Ancora questo imbecille, Amarino, ma perché non lo puoi prendere a calci, per favore?
No, perché questo imbecille qua è una persona intoccabile, non si può toccare. Ma è mai possibile? Scusa, Marino, ma cerca di fare qualcosa. Cerca di estrometterlo. Via, via. Toglili. Vai, miniera. Scalcialo, vai, portato, miniera, fallo vai, portare miniera, via dalle forze dell'ordine. Miniera, vai. Ci sono dei controlli. Niente. E ora parliamo di sport. Oggi, come ogni anno, si svolge l'attesissima finale del campionato mondiale di sonno. E noi di MTG siamo presenti con le nostre telecamere. Ci colleghiamo subito con gli inviati Ambo Velocetti e Anton Giangiulio Lentognoni. Mi sentite? Sì, Mario, ti sento benissimo. Siamo qui allo stadio Santo Iddio di Milano, dove mancano pochi minuti all'inizio dell'eccitante sfida. I concorrenti sono già in fase di riscaldamento. Se sei d'accordo, Anton Giangiulio, parti lei con le presentazioni. Sono d'accordo. E allora, Pierre Favour, anglo-babilonese di origini francesi, affetto da sonnambulismo, autista di autobus notturni che grazie al sonnambulismo può permettersi di lavorare dormendo, ha la fobia dei tedeschi d'altri tempi ed è convinto che a breve torneranno per conquistare di nuovo il mondo. Pedro Stanquez, maestro dell'assopimento, in Messico è considerato una divinità, detiene il record di siesta non stop con un tempo di 2 mesi, 13 giorni, 1 ora e 7 minuti. Suona le maracas nel gruppo di mariachi con cui si esibisce in tutto il mondo. E infine l'atleta di casa Gianni Pisolone, campione in carica, vincitore di ben 4 cuscini d'oro da ben 4 anni. Affetto da narcolessia, l'orgoglio nostrano, si allena non meno di 24 ore al giorno e a volte anche 25. Dormi! 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 E sarà proprio difficile da battere in questa giornata soleggiata, in questo stadio gremito da centinaia di tifosi venuti qui a celebrare la festa dello sport pacificamente. Cosa ne pensi, Antonio Giulio? Molto bello! Vuoi aggiungere qualcosa? No, non voglio aggiungere. Bene, allora in attesa che la sfida cominci io ti ridò la linea a voi studio, Mario. E ora parliamo di sesso. In TV è ancora un tabù? Scopriamolo con la nostra nuova rubrica di Giocagnaccia, troppo piccante. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, così recitava una nota canzoncina. Ma è proprio vero che gli italiani sono un popolo di amatori? Andiamolo a scoprire con la mia nuova rubrica Troppo Piccante. Buongiorno! Per Troppo Piccante ci racconta qualche suo capriccio sessuale, una sua esperienza un po' osè? No, non lo posso dire davanti alle telecamere, come faccio? Sono timido poi. Come tiene ancora vivo il fuoco della passione con sua moglie? Su, non faccia il timido! Ho capito, sono cose nostre, poi magari ci sono dei bambini a casa. Magari i genitori che ci ascoltano possono tappare le orecchie ai bambini che ci seguono. Tappa l'orecchio, va bene. Una volta ho fatto sesso con un cane mentre mia moglie vomitava. E io l'uomo salamone. Che cazzo devo fare? E ora un tuffo nel passato con la rubrica di Nevio Nipoti, Come non eravamo. Come non eravamo. Un tuffo nel passato con la voce di Nevio Nipoti. Eccoci di nuovo ad Arnese per raccontarvi una storia che ci farà riflettere sui disagi che affliggono le nuove generazioni. Pochi giorni fa, infatti, Mario Loide, un giovane irriverente fuori dal coro, noto ai più per le sue temibili burle, ha commesso un ignobile furto. Una famiglia distrutta da questo crimine. Come si sente, signor Mario Loide? Una vergogna per tutta la mia famiglia. Ci può dire di che furto si tratta? Si è rubato a Don Antonio, il parroco. Una campana suona l'armonica. Ed ecco alcuni fedeli che, sprovvisti di sacerdote, hanno perso la fede. Fedele, è un dramma? È una sciagura. Solo Don Antonio riesce a sentire la comunicazione col Signore. Noi no, noi no. Eccolo, il reo confesso Mario Loide. Mario Loide, quali le motivazioni di questo crimine? Faccio delle cose, sono un ribelle, quello che mi dice la testa lo faccio. Che lazzarone, Mario Loide. Ma ci dirai prima o poi dove hai messo Don Antonio? Non vi dico un bel niente. Tuttavia, una cinecamera di sorveglianza installata nel bosco ci svela l'accaduto. Salve, Don Antonio! Gloria a Dio dell'alto dei cieli e pace in terra di uomini di buona volontà.
Quello che sembrava un crimine è solo il desiderio di un giovane ribelle di avvicinarsi al Signore in solitaria. Cosa ha da dire, signor Mario Lloyd? Cosa da dire? Che lo perdono. Lo perdono perché, essendo figlio mio, e gli voglio tanto bene. Tanto bene. Vieni qua. Abbraccio. Ti porto io a messa. Come avete veduto, il rapporto tra padre e figlio è così saldo da superare ogni tipo di avversità. Lasciami, papà! Non essere scontroso con me. Buongiorno a tutti. Oggi faremo una ricetta molto semplice che possono fare tutti. Allora, si chiama il panino col prosciutto. Prendete un panino, come questo, lo tagliate a metà in due parti uguali. Io l'ho già fatto per motivi di tempi televisivi. Poi ci mettete il prosciuttino dentro, così come sto facendo. Questa è una bella ricetta. Zitto! E chi si è visto, si è visto. Ma detto! Devi tagliare il prosciutto a metà e poi ci metti il panino dentro. Ma che dici? Il pane ci metti al prosciutto te metti. Questo è lo pane e questo è il prosciutto. A metà il prosciutto. Ma come panino dentro? Come faccio a tagliare il prosciutto? A metà taglio. Così. A metà taglio. Così. A metà taglio. Ma fai piano. E ci metti il panino dentro. Uno e pavellino. E io che cazzo mi mangio? Catanzaro. E questo? E allora da. No, aspetta, no, non è così, non è.